Gérard Haddad, Didier Long, tu sentiras le jour du repos. Tu santificherai il giorno del riposo. In una traduzione più italiana e meno letterale, onorerai il giorno del riposo. Nella collezione Controverse bibliche delle edizioni Salvator di Parigi è uscito un libro firmato da Gérard Haddad e Didier Long che ha per titolo Tu santificherai il giorno del riposo. In questo caso la controversia è tra lo Shabbat e la domenica, tra il riposo della vita ebraica e quello della vita cristiana. Gérard Haddad, psicanalista nato a Tunisi, è stato dapprima ingegnere agronomo in Africa. È l'autore di numerosi libri, tra i quali Il bambino illegittimo, Talmud e psicanalisi del 1981, Mangiare il libro del 1984, Il giorno in cui la Camia ha adottato nel 2002, Il peccato originale della psicanalisi del 2007 e Luce degli astri spenti, la psicanalisi a confronto con i campi di sterminio del 2011 e testimoniano questi libri di un percorso singolare e eccezionale. Didier Long, monaco benedettino, storico del giudeo cristianesimo, è l'autore segnatamente di Proibito Dio d'entrare, del 2005, Manuale di sopravvivenza spirituale nella globalizzazione del 2007, Piccola guida degli smarriti o dei perplessi, forse traduciamo in italiano, in periodo di crisi del 2012 e nel dominio del giudeo-cristianesimo ha pubblicato Gesù, il rabbino che amava le donne. Nel 2008, Gesù di Nazareth, ebreo di Galilea, nel 2010 e l'invenzione del cristianesimo nel 2011. I due autori hanno ciascuno scritto un testo senza riscriverlo alla lettura reciproca che poi è stata fatta. E in effetti non sono, diciamo, proprio in ballo delle interpretazioni, ma da una parte Gérard Haddad è interessato alla specificità dello Shabbat per la vita ebraica, autentica affermazione della creazione del mondo e quindi del suo creatore e della liberazione dalla schiavitù. E d'altra parte, per Didier Long, la ricostruzione storica dell'ebraicità di Gesù è in gioco, che era un guardiano, Shomer, Shomer Shabbat, era un guardiano dello Shabbat e come questa tradizione ebraica dello Shabbat abbia proseguito sino al V secolo tra i cristiani in Oriente. Gérard Haddad mostra come un popolo di schiavi liberato abbia dato al mondo intero la sua invenzione del tempo, della settimana scandita da 7 giorni, con il settimo di riposo. Lo Shabbat contribuisce
quindi alla strutturazione simbolica del tempo e dello spazio, essendo la radice della vigna del monoteismo, che non è un teomonismo, non è un teismo astratto dal politeismo. Lo Shabbat non struttura solamente il tempo, scrive Zeraradad, e il lavoro umano, ma anche lo spazio. E occorre dire che al proposito del lavoro, Zeraradad ha appena pubblicato un libro, il primo che aveva scritto e mai pubblicato, Tripalium, perché il lavoro è diventato una sofferenza. Zeraradad indica come lo Shabbat ha dato luogo a poche letture da parte degli psicanalisti. Sarebbe da sviluppare la pista del godimento e del riposo, più che della pulsione di morte, a meno che non si tratti della stessa questione. In effetti per noi la pulsione di morte non è la pulsione di uccidere, ma è quella della morte dell'identità, della morte del principio, della pseudovita, quella dei padroni e degli schiavi. Il riposo contro la logica che supporta il lavoro senza diritto al riposo, dalla schiavitù al servaggio. Ecco il manifesto dello Shabbat. Lo Shabbat annuncia da millenni la necessità di leggi sociali che accordino quel giorno ai lavoratori gli stessi diritti dei padroni: diritto al riposo, diritto al piacere, diritto anche alla vita intellettuale e spirituale. Questa è una citazione da Zeraradad. Didier Long, come storico del giudeo-cristianesimo, perché come credente cristiano avrebbe sopravvissuto nell'oblio della radice ebraica, come tutti, è invece confrontato alla questione dell'innesto. In un certo momento il ramo su cui sorge Gesù diviene un'altra cosa, non è più ebraica ma cristiana questa cosa. E questo con Paolo, Saulo. Long ha dedicato un libro all'invenzione del cristianesimo e lo leggeremo. In effetti la cancellazione della radice ebraica, spinta sino allo sterminio, è stata ignobile nella sua natura e nella sua montata all'infinito potenziale. È come se Caino, nella sua costruzione della città, avesse potuto cancellare il ricordo dell'uccisione di Abele. Didier Long apre l'archivio blindato del cristianesimo senza spingere più lontano le implicazioni dell'affermazione di trovarsi di fronte a una teologia della sostituzione, il che è già notevole. In particolare è confrontato e ci confronta con l'imposizione imperiale della festa romana del giorno del sole trasformata in domenica, atto imperiale quindi, non religioso, che ha condotto i cristiani a dimenticare lo Shabbat. Le sue vestigia sono rimaste appena appena
in quello che è diventato il sesto giorno della settimana, il sabato. Ciò che auspica Didier Long è che i cristiani possano ricordarsi nuovamente dello Shabbat, e questo aprirebbe, se non il dibattito tra due monoteismi, restando la questione di aprirlo anche al terzo monoteismo, quello islamico, almeno che costituisca uno scarto tra due costruzioni simboliche che sono diventate in un certo qual modo immobili in monumenti immaginari. Lo Shabbat, solamente per la sua sopravvivenza nella domenica, ponendo l'istanza del riposo, costituisce una diga contro la dominazione dei padroni e un appello alla libertà della parola, non all'eliminazione dei padroni. Non è questa la lettura. E questo per noi ha un valore particolarissimo, perché abbiamo appena lavorato un mese intero senza riposo, ovvero obbligati dall'economia e dalla finanza locali e internazionali. È il servaggio, se non la schiavitù, e non ci sono altri termini per qualificare le leggi non scritte del lavoro in Occidente. Ora, la schiavitù era non solamente dell'imperialismo romano, ma anche un'istituzione ebraica. Basta leggere la Bibbia per accorgersene. Ma almeno lo Shabbat spingeva a rispettare un giorno di riposo anche per gli schiavi, in ricordo della schiavitù degli ebrei in Egitto. I teisti e gli ateisti, più che gli atei, parola che non dà più da riflettere, non si sovvengono d'essere stati schiavi in Egitto o da qualche parte. Sono liberi per definizione e fanno ciò che vogliono, e quindi accettano l'inaccettabile. Rinunciano anche al riposo, ovvero allo Shabbat, al ritmo, all'aritmetica della vita, non alla sua algebra e alla sua geometria che si sono realizzati ad Auschwitz. Senza riposo sono tutti agitati, sino al movimento estremo e immobile della catatonia. Peraltro, certamente, la scrittura è il nostro Shabbat.